Ciao a tutti, sono Francesca, frequento la comunità di Volpiano e anche io quest'oggi desidero raccontarvi qualcosa di me. Avrai una strada tua per camminare. In particolare desidero raccontarvi un sentimento che ha fatto parte della mia vita per parecchio tempo. Questo sentimento è la solitudine. È lì davanti a te. Non so se qualcuno di voi si è mai ritrovato a vivere questa condizione. Ci si sente da soli, non ci si sente compresi, sembra che nessuno voglia stare con noi, sembra che nessun amico si importi di noi. E questa è la situazione in cui io mi sono ritrovata, in particolare proprio con gli amici. Mi sentivo sola, non mi sentivo capita, non capivo perché quando avrei avuto bisogno di un abbraccio non c'era nessuno, quando avrei avuto bisogno di una telefonata nessuno mi chiamava, quando avrei avuto bisogno di un messaggio nessuno mi mandava un messaggio. Al canto del mattino, nei sogni da Questa situazione non ha fatto altro che farmi sprofondare sempre più in basso. Non capivo, non volevo capire, non riuscivo a risalire e questa condizione di solitudine non faceva altro che amplificarsi nella mia vita. Perché non li senti più e ti accorgerai di quanto amore c'è intorno a te. Un giorno mi sono messa a scrivere una poesia che vi voglio leggere. Ti vedo quando sei assorta nei tuoi pensieri, ti vedo quando ti senti sola, ti vedo quando vorresti che qualcuno ti abbracciasse, ti vedo quando desideri più amore, ti vedo quando vorresti fermare il mondo dall'egoismo, ti vedo quando vorresti tendere la mano ai bisognosi, ti vedo, ti capisco, ti amo, non ti abbandono. Ho iniziato a scrivere questa poesia così di getto e ho pensato ad un certo punto a tutte le parole che leggo nella Bibbia che Dio ci ha voluto dare. E tantissime di queste parole dicono proprio questo, che Dio ci ama, che Dio non ci abbandona. Cambieranno dentro quando non capirai perché non li senti. Dio è colui che ci ha creati, colui che ci conosce meglio di qualsiasi altro. Ci ha pensati ancor prima che noi nascessimo, ancor prima che noi fossimo nella mente dei nostri genitori. È lui che conosce tutto di noi, che sa tutto di noi. Quindi lui sapeva, conosceva la situazione di solitudine in cui mi trovavo. Ma io non ero sola. Dio c'era, è sempre stato con me. E forse io non me ne rendevo conto così tanto, ma ad un certo punto si è accesa quella lampadina e ho capito, sì, io non sono sola, c'è Dio con me, che mi conosce più di qualsiasi altra persona, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici. Ed ecco che Dio, così come ha sempre fatto, ha riaperto di nuovo un mondo fantastico davanti a me, facendomi vedere le cose diversamente. Sì, perché Dio è anche questo, Dio fa anche questo nelle nostre vite. Quindi ti voglio incoraggiare, se ti senti solo, se non ti senti capito, se vorresti un abbraccio che non arriva, se vorresti ricevere una telefonata che non arriva, ti incoraggio a non mollare e a ricercare questo Dio che ti ha creato, che ti conosce meglio di qualsiasi altra persona, perché ti posso assicurare che solo lui è la chiave di ogni nostro problema. Quando non capirai perché non li senti più e ti accorgerai di quanto amore c'è intorno È lui la chiave che può farti riscoprire l'amore, quello vero, forse quell'amore che non hai mai conosciuto e che può aprire in te una strada completamente diversa da quella che ti aspettavi. Dio ti benedica. che c'è.